Grazie, buongiorno. Certo, mi sembra che sia stato detto praticamente tutto sulla mobilità sostenibile, su quello che è il ruolo e la funzione dell'ISPRA, sia dal direttore ISPRA Alessandro Bratti che dal direttore generale Renato Grimaldi. Per cui permettetemi di collegarmi proprio ad alcuni dei concetti che Grimaldi ha messo sul tavolo, e cioè lui ha parlato di giovani generazioni, ha parlato di agire adesso. Ebbene, vi voglio raccontare quello che mi è successo questa mattina. Mi sono fermata al bar appena uscita di casa a prendere un caffè, c'erano i soliti signori che prendono il caffè la mattina, cioè il meccanico, il pugile, il macellaio. Vabbè, io ce l'ho, c'ho il pugile. E si parlava della pioggia, hanno cominciato a dire: ah, ma è possibile che a Roma quando piove non ci si sposta più? E allora io ormai sono abituata, no? Dico giusto qualche parolina per indirizzare il discorso, dico: beh, ma secondo voi perché? Dice: perché tutti prendono la macchina, soprattutto i genitori che accompagnano i figli a scuola. Dice: quindi la macchina non va più presa, bisogna prendere il mezzo pubblico, che detto da un meccanico l'ho trovato veramente interessante, cioè proprio un cambio di mentalità e un cambio di paradigma. Li saluto e vado a prendere la metropolitana, e lì incontro mio figlio, che nel frattempo mi aveva superato essendo più giovane e più veloce, e dico: sai, ho parlato al bar di mobilità sostenibile, dico, ho preso uno spunto per il convegno di oggi parlando del traffico. E lui mi ha detto, a 24 anni, mi ha detto: ma che c'entra il traffico con la mobilità sostenibile? E dico: beh, insomma, no, vuol dire che la mobilità è insostenibile. Cioè, ma io pensavo che la mobilità sostenibile fosse tutto quello che non è mobilità su gomma, alimentata con combustibili fossili. Dico: ah, beh, interessante, dico, perché effettivamente dobbiamo anche chiarire bene che cosa sono questi concetti, no? Dice: no, ma se continuate a ragionare così non andate da nessuna parte. Ah, dico, e quale sarebbe secondo te il giusto punto di partenza? E lui ha detto una cosa che secondo me è molto vera, che sappiamo tutti, però spesso ce la dimentichiamo. Lui mi ha detto: dobbiamo partire dall'uomo, dalle esigenze dell'uomo, dai veri bisogni dell'uomo e non dai bisogni indotti. Allora, effettivamente, riprendendo sempre quello che diceva Renato Grimaldi, nei bisogni dell'uomo forse il bisogno primario è quello della salute e della sicurezza. Una mobilità insostenibile non garantisce né salute né sicurezza, non solo perché le automobili a combustione emettono sostanze inquinanti e l'esposizione agli inquinanti dell'aria genera tutta una serie di patologie molto gravi, fra cui anche il cancro. Non dimentichiamoci che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito l'inquinamento atmosferico nelle sostanze di gruppo 1, cioè quelle sicuramente cancerogene per l'uomo. Ma il traffico veicolare determina anche morti da incidente stradale. I dati che noi raccogliamo tramite l'Automobile Club, tramite l'Istat, sui morti e i feriti a seguito di incidenti stradali che coinvolgono gli utenti deboli della strada, cioè pedoni, ciclisti e motociclisti, sono veramente importanti, e in particolare con l'aumento dell'utilizzo della bicicletta gli incidenti che coinvolgono i ciclisti sono in aumento. Quindi su questo non possiamo proprio più tergiversare, cioè vanno prese delle decisioni, bisogna agire adesso, bisogna prendere delle decisioni importanti. Il nostro compito come istituto di ricerca è quello di dare supporto alle decisioni degli amministratori locali, ma anche dell'amministrazione centrale, affinché vengano individuate quelle misure che sono le più efficaci nel soddisfacimento dei bisogni, che però devono essere messi nella giusta priorità, cioè salute, cioè sicurezza, cioè diminuzione dell'esposizione al rumore, mobilità attiva, perché non dimentichiamoci che sulla mobilità attiva l'OMS ci richiama sempre a prestare attenzione al fatto che l'utilizzo del mezzo privato determina una abitudine alla sedentarietà che fa male e che sarebbe necessario
svolgere un'attività fisica per almeno un'ora al giorno, e questo lo dobbiamo dire a noi, ma anche ai nostri giovani. Dobbiamo aiutarli e dobbiamo indirizzarli verso questo nuovo modo di vivere la città e di soddisfare il bisogno di spostamento, che è un diritto, io oserei dire, primario, inalienabile. No, noi non vogliamo assolutamente riorientare le scelte di mobilità dei cittadini con col relegarli a casa e quindi non dare la possibilità a tutti di spostarsi, di muoversi e di socializzare. Però è necessario fare tante scelte che devono partire dall'alto e devono partire dal basso, quindi responsabilità, diciamo, politiche nazionali ma anche sovranazionali, direi quasi globali, e responsabilità individuali. Non dobbiamo mai dimenticare che le due responsabilità e le due azioni devono muoversi in maniera sincrona per convergere su una nuova visione e un nuovo modo di comportarsi in città per quanto riguarda il soddisfacimento degli spostamenti. Ora vi do giusto qualche numero, perché sono dell'ISPRA e non posso certo permettere solo al Ministero dell'Ambiente di dare i numeri, qualche numero lo vogliamo dare pure noi, ma sono veramente pochi, perché sono quelli che mi hanno più colpito nell'ultimo periodo. Andando a vedere la composizione del parco veicolare delle grandi città, ho visto che per quanto riguarda le auto Euro Zero, nelle grandi città italiane c'è ancora un 10% di veicoli Euro Zero. E in una città di cui non farò il nome arriviamo al 30%. Allora, su questo c'è bisogno di un intervento forte, ma non solo delle amministrazioni comunali, perché chiaramente non si può, diciamo, delegare, no, a un governo locale delle decisioni così impattanti sulla politica, sull'economia e sulla vita delle persone. Un altro dato che vi voglio dare è questo: per quanto riguarda il modal share, ebbene, nelle principali città italiane c'è ancora un utilizzo dell'auto e della moto molto elevato. Il dato che mi ha più colpito è quello di Genova: c'è un 74% di spostamenti che vengono soddisfatti con l'automobile o con la moto. Certamente i dati sul modal share vanno verificati, perché magari non sono fra loro confrontabili, anche dal punto di vista temporale possono avere variazioni fra una città e l'altra, però il dato è molto significativo, e la città più virtuosa è Milano, dove c'è ancora il 36%. Su questo dobbiamo agire, in particolare io ripenso con i piani urbani della mobilità sostenibile, dove bisogna partire dagli spostamenti pedonali e piano piano risalire tutta la catena fino a gestire l'uso dell'auto privata. Quindi mi dicono che devo chiudere, con questo spero di avervi dato degli utili elementi di riflessione, e vi ringrazio e vi saluto. Grazie Silvia Brini.